Se siete interessati al mondo dell'intelligenza artificiale generativa, sicuramente avrete già sentito parlare di Runway e dei suoi tool. Se non sapete invece che cosa sia, preparatevi a qualcosa di forte. Sì, perché infatti Runway da pochi giorni ha rilasciato un update veramente sorprendente, l'Image to Video. Che cos'è? Scopriamolo insieme. Ciao a tutti, sono Davide e nel video di oggi andremo a scoprire insieme l'ultima pazzesca novità in casa Runway, ovvero la funzione Gen 2 Image to Video. Ma molto rapidamente, che cos'è Runway? Beh, è una straordinaria suite di strumenti dedicati all'intelligenza artificiale che permette a ogni creator un arsenale veramente potente per generare ed editare sia immagini che video. Sì, avete capito bene, proprio video. Infatti, in Runway a oggi può essere definito, per quanto ancora in una piena evoluzione, il Midjourney della generazione video. Ci sono infatti una serie di tool fantastici dedicati all'editing, per i quali poi eventualmente posso fare un video a parte se siete interessati, mentre il pezzo forte è sicuramente la parte generativa. Andiamo a vedere come funziona il nostro straordinario tool. Per farlo andiamo nella sezione Generate Videos, clicchiamo su Gen 2 Text Image to Video e come vedrete entriamo in questa interfaccia veramente molto semplice, molto simile tra l'altro ad altre cose viste su altri strumenti di generazione artificiale. Abbiamo sulla sinistra la possibilità di inserire un prompt tramite il quale dare lo start per la creazione, quindi dare le indicazioni per generare il nostro video, mentre sulla destra, che è la novità che andremo appunto ad affrontare, è la generazione a partire da un'immagine. Io adesso andrò a caricare all'interno un'immagine che ho generato tramite Playground, che è un altro strumento di intelligenza artificiale, molto simile ai Midjourney, è gratuito. Tra l'altro, se vi può interessare, magari potremo fare un altro video dedicato, fatemelo sapere nei commenti. E come vedete, ho generato questa bellissima immagine di una foresta magica, circondata da queste sfere colorate che fluttuano nell'aria. Quindi ci basta cliccare su questo bottone, andiamo a prendere la nostra immagine. Vedete che viene caricata qua. Purtroppo non abbiamo la possibilità di avere la preview che ci permetterebbe di risparmiare dei crediti. Io acquistando il tool ho avuto accesso ad alcuni secondi di credito che man mano vengono scalati, man mano che si fanno le generazioni. Attualmente Gen2 ha una generazione default di 4 secondi. È possibile che in futuro verrà esteso questo secondaggio, come già successo con Gen1, lo strumento antecedente che era stato rilasciato. Ma ad oggi questa è la limitazione. Per evitare quindi di consumare i crediti, utilizzando il prompt testuale ci sarà la possibilità di vedere una preview che non consuma il nostro credito. Invece, attualmente, per quanto riguarda questa nuova feature, del caricamento dell'immagine, invece ci verrà scaricato subito il secondaggio senza avere la possibilità di avere una preview per l'appunto. Andiamo a vedere qua sulla sinistra invece le opzioni. Abbiamo la funzionalità Seed che è molto simile a quello che è presente in altre piattaforme, che ci permette poi di mantenere una certa coerenza tra le varie produzioni che verranno fatte. Abbiamo la possibilità di fare un interpolate, ovvero di creare in qualche modo una transizione più morbida tra i diversi frame che compongono il video, quindi per dare anche una sensazione di fluidità alla creazione che andremo a fare, quindi consiglio sempre di tenerlo attivato. Abbiamo la possibilità di fare subito upscale, ovvero di aumentare la risoluzione del nostro video, per il momento lasciamolo pure bassi in modo da rendere più veloce anche la generazione dei nostri esempi, e poi la rimozione del watermark. Invece, come vi dicevo, se noi andiamo a cliccare su questa nota, ci viene detto per l'appunto, come vi accennavo, che attualmente Gen2 crea in automatico al massimo 4 secondi di video. Andiamo subito a vedere qual è la creazione che ci fornisce lo strumento. Ecco, una cosa importante, intanto che sta caricando il nostro video,
verrebbe in automatico pensare di poter magari scrivere un prompt testuale di fianco all'input di immagine che abbiamo inserito qua sulla destra. Ecco, in realtà facendo dei test vi posso dire che al momento non è la soluzione ideale, nel senso che il tool non riesce a fare un incrocio di questi due input, ma anzi è possibile che crei qualche problema o dei risultati poco soddisfacenti. Quindi vi consiglio o di provare la prima funzionalità di Gen2, ovvero il prompt testuale, oppure in alternativa il prompt visivo. Perfetto, ecco, come vedete ha generato il nostro video, ci ha messo veramente pochi secondi. Andiamo a vedere come si è comportato. Beh, come vedete il risultato è veramente straordinario, ci sono sicuramente ancora delle cose che vanno migliorate, però diciamo che si può definire tranquillamente il Midjourney ad oggi della generazione video. Ecco, un limite che sicuramente posso segnalare in questo momento da parte di questo strumento, ma vi assicuro che rispetto alla prima release sono passati veramente pochi mesi, i salti in avanti sono quantici, quindi possiamo dire che forse tra qualche mese avremo risultati ancora più straordinari, è quello di non poter dare un'indicazione precisa a che cosa fa succedere all'interno del video, ovvero noi possiamo caricare l'immagine, però non sapremo qual è il movimento di camera, possiamo dire, comunque la generazione video che deciderà di compiere. Come vi dicevo, c'è più possibilità di dare indicazioni tramite un prompt testuale, però non è possibile incrociare le due cose, il che limita un po' la possibilità di movimento. Diciamo che in questo momento bisogna fare una scelta: se vogliamo avere un po' più di controllo sull'output del nostro video, allora dovremmo utilizzare il prompt testuale, perdendo però di qualità del video. Se invece vogliamo dare più risalto, più potenza alla parte visiva, ma con meno controllo, invece ci dovremo affidare al prompt, fotografico. Facciamo il secondo test. Ho generato sempre con Playground questa immagine di questa fata vestita d'oro, sempre all'interno della nostra foresta con le sfere fluttuanti. Andiamo a vedere come si comporta quindi Runway. Andiamo a caricare l'immagine. Vedete che è stata presa. E andiamo. Proviamo questa volta invece magari aumentare, facciamo l'upscale, vediamo come si comporta, anche se ci metterà magari un po' più di tempo. Perfetto, il nostro video è stato generato, ci ha messo molto più tempo rispetto a prima, direi almeno quasi un 10 minuti, però andiamo a vedere come si è comportato, se ne passa la pena aspettare. Beh, come vedete, il risultato è veramente straordinario. Come dicevo prima, non riusciamo ancora ad avere un controllo pieno su quello che accade all'interno dell'animazione, però a livello di grafica e di fluidità è sicuramente un risultato strabiliante. Poi, qua in alto, sulla destra, possiamo ovviamente scaricare il nostro video. Oppure se il risultato che ci viene offerto contiene dei risultati offensivi o comunque non ci piacciono, possiamo segnalare il contenuto, oppure eventualmente possiamo poi espandere questo video. Prima di concludere volevo mostrarvi ancora un paio di esempi, partendo sempre da un'immagine generata su Playground e poi sviluppata su Runway Gen 2. Questa è un'immagine realistica con questo modello. Vediamo come si è comportato Runway. Beh, come vedete, veramente un'animazione molto molto interessante con questi effetti dietro la schiena del nostro personaggio. Cambiamo completamente paradigma, andiamo su questa immagine che ha tutt'altro tenore, è un'immagine cartunesca che ricorda molto lo stile di Miyazaki, dello studio Ghibli, un po' anime giapponese. Vediamo come si è comportato in questo caso Runway. Beh, anche in questo caso è veramente eccezionale il risultato con questo zoom out che crea questo effetto time-lapse. Perfetto, come avete visto, le cose che si possono fare all'interno di Runway sono veramente straordinarie e questa è soltanto l'ultima feature rilasciata all'interno di Gen 2.
se vi possono interessare tutti gli altri tool che abbiamo visto molto velocemente, ditemelo pure, così magari realizzo un video in cui faccio magari un overview un po' più completa di Runway. Come sempre, se provate il tool, fatemi sapere nei commenti come vi siete trovati o anche le prime impressioni che avete su questo straordinario strumento. E come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale, condividetelo se vi va. E che dire, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!